Questa sera parliamo della partita clusane contro Metropolis. Abbiamo qua il capitano e mentre sto parlando stiamo vedendo anche uno dei suoi gol, uno dei suoi bellissimi gol. Adesso che siamo qua in compagnia del capitano vorrei fare una bella domanda. Come vi sentite adesso? Beh, effettivamente 4 gol sono tanti, non sono stati dei migliori, però l'importante era vincere e far classifica. Quindi per il presidente, che comunque ha organizzato una buona trasferta, questa vittoria la dedichiamo insieme a tutta la squadra al presidente e ai suoi primi 40 anni. Auguri Presto! Ernesto! 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 Adesso facciamo qualche domanda al presidente. Allora, visto la vittoria di questa sera e ormai l'abisso, come dice il capitano, dalla terza e dalla seconda, vorremmo chiedere al presidente, ha già prenotato la settimana ad Ibiza per tutta la nostra squadra? Innanzitutto gli obiettivi li abbiamo centrati quasi tutti, ne resta uno che dall'inizio dell'anno stiamo rincorrendo senza riuscirci ed è il licenziamento dell'allenatore. Vorremmo anche chiedere al presidente cosa pensa di questa prestazione che questa sera sembra abbia convinto. Questa sera abbiamo messo in mostra il vero gioco della Metropolis. Il Clusane, nostra diretta concorrente per la promozione, non è praticamente esistita. Li abbiamo praticamente cancellati dalla corsa al primo posto, ora resterà un gioco tra noi e il Clusane. 9 punti di vantaggio sono tanti, vediamo le prossime partite. Grazie Presidente, vorremmo fare anche una domanda al nostro carissimo allenatore. Allora, no, sono io. Vorremmo chiedere, certo che come Mancini che allena un'Inter stratosferica, anche questa Metropoli sembra volare lassù dove nessuno può più raggiungerla. Lei cosa dice? Quando si hanno dei giocatori intelligentissimi, perché sanno gestire una partita, cosa si può dire? Si va avanti così. Ah, sta parlando di me. Grazie. Quindi da Clusane, Fabrizio il Metropolis, buonasera.